Presidente Pittella, allora il semestre europeo sembra cambiare verso, insomma, ieri l'audizione di Juncker con grandi cambiamenti, insomma, sulla flessibilità e il superamento della Troica, siete soddisfatti? Soddisfatti, ma ancora continuiamo il negoziato perché ci sono alcuni punti su cui le risposte di Juncker non sono state esaustive rispetto alle nostre questioni. Noi abbiamo in particolare tre questioni sulle quali pretendiamo una risposta chiara. Primo, c'è bisogno di investimenti in Europa, abbiamo bisogno di un piano di investimenti di 200 miliardi di euro per rimettere, diciamo, in sesto l'economia e per ridare ossigeno alle imprese e per creare nuovi posti di lavoro. Secondo, abbiamo bisogno di dare una risposta ai giovani, quindi noi proponiamo, di potenziare il programma di Youth Guarantee, garanzia per i giovani, raddoppiando la posta finanziaria. Tre, vogliamo che sull'immigrazione vi sia una solidarietà concreta e obbligatoria da parte dell'Unione Europea. I paesi che hanno una maggiore pressione migratoria devono condividere con altri paesi europei questa pressione e quindi i flussi migratori devono essere spalmati in tutti i paesi europei. Dunque, soddisfatti ma con riserva, questo cambierà qualcosa, insomma, quando ci sarà da votare ancora il nome di Juncker? Noi avremo riunione di gruppo lunedì pomeriggio e martedì mattina presto e noi democraticamente decideremo il nostro voto. Ci sono tutte le condizioni per votare a favore di Juncker, ma da Juncker ci attendiamo anche una disponibilità a valutare e a recepire la sostanza delle nostre richieste. Sappiamo bene che Juncker deve fare un compromesso tra la posizione dei socialisti e democratici e la posizione dei popolari e la posizione dei liberali. Questa è l'unica maggioranza possibile nel Parlamento europeo. Questa maggioranza si può realizzare se però le ragioni degli uni e degli altri vengono ad essere accettate. Quindi compromesso significa avere il rispetto delle posizioni altrui e avere anche una piattaforma politico-programmatica che tenga conto delle indicazioni di tutti i partner. Noi siamo un partner importante, vorrei dire decisivo, perché senza il gruppo dei socialisti e democratici non c'è maggioranza nel Parlamento europeo. Ecco, il commissario che sarà insomma un socialista, altri nomi in circolazione, per voi questa è una grande insomma, fonte di soddisfazione, ma c'è la possibilità che possa essere anche un italiano? Non stiamo facendo un discorso sui nomi, noi stiamo facendo un discorso sulle politiche, vengono prima le politiche, noi ci interessa questo, che cambi il segno della politica economica europea e dopodiché chi saranno i commissari è una fase successiva sulla quale peraltro il Parlamento avrà le prerogative perché i commissari che saranno indicati dovranno venire in Parlamento e saranno sottoposti alle audizioni delle commissioni parlamentari, è una vera e propria sfida, è una sfida, i commissari dovranno conquistarsi la nostra fiducia.